Buonasera, buonasera a tutti, grazie di essere intervenuti. Questa sera presentiamo una nuova associazione. Questa associazione si chiama La Ruralità, è nata il 14 febbraio del 2020 quando alcune persone di Gubello e non e sto a elencare di Francesco Giuseppe, D'Annunzio Rosanna, Marchia Eugenio, Stefano Concetta, Carlino Giuseppe, Antenucci Italo, Raspa Michele, Bassucci Claudio, Ricciuti Antonio, Bassano Domenico, Antenucci Rocco, Moschetti Luciano, Di Francesco Nicola, Farina Gianfranco, Antenucci Carlo, Marrollo Carlo, Antenucci Antonio, Stanisci Angelo e Di Carlo Giancarlo, hanno creduto in un progetto. Un progetto che è nato ed è stato fortemente voluto da Peppino Di Francesco. E ci siamo seduti intorno ad un tavolo, abbiamo iniziato a lavorare allo statuto, all'atto costitutivo. Perché la ruralità? Perché l'oggetto di questa associazione, diciamo, è un oggetto nuovo, ma nello stesso tempo antico, è un'associazione che guarda al passato per poi riguardare anche al futuro. E l'oggetto dell'associazione che vuole, quindi vuole perseguire è abbastanza lungo e non ve lo sto ad elencare. Però quello che vuole perseguire questa associazione è quello sì di preservare e di, come dire, alcuni valori del passato, ma vuole anche guardare al futuro, preservando l'ambiente, lavorando sul territorio con i cittadini di Gubello e anche non, tanto che qui a fianco a me c'è un socio non gubellese ma che ha aderito alla nostra associazione. E a questo punto iniziamo i nostri interventi e iniziamo con il presidente dell'associazione La Ruralità, il signor Peppino Di Francesco, prego. Sì, buonasera, grazie Concetta, saluto e ringrazio della vostra presenza, anche se il tempo è quello che è, come abbiamo potuto verificare, però come dicevo prima di iniziare l'incontro, noi non era questo un obiettivo fondamentale, adesso spiegheremo un po' più dettagliatamente quello che è invece la parte più concreta, la parte più significativa un po' della nascita di questa associazione. Quindi il discorso pubblico noi ringraziamo perché questo è venuto dall'idea di Giuliana quando abbiamo fatto l'incontro con l'amministrazione e quindi l'abbiamo accettata con grosso piacere perché è giusto spiegare, è giusto far conoscere, è giusto che ci sia comunicazione e informazione. Quindi, saluto tutte le autorità che sono presenti, gli amministratori, il caro Tonino, ex amministratore sempre presente nel territorio, e quindi tutti gli amici e tutte le persone che hanno diciamo, aderito a questa iniziativa. L'abbiamo iniziata attraverso una consultazione amicale, tra virgolette, quindi un po' i soci fondatori, adesso man mano l'associazione è aperta come ben si può immaginare, quindi man mano andremo ad avere anche i soci ordinari e quindi successivamente apriamo appunto tutto il discorso in senso totale, in senso pieno. Quindi ringrazio il sindaco, tutta l'amministrazione, il presidente del consiglio, Manuele non so che fine ha fatto, che ti ha detto, dai. Oh, ora si aggela, ecco pure il presidente della associazione. Di associazioni ce ne sono diverse, come potete immaginare, tra l'altro questo paese da questo punto di vista è molto virtuoso, ci sono diverse realtà associative. La maggior parte sono tutte di tipo sociale, tipo diciamo di quelli della musica, quelli del calcio, la Caritas, l'Azione Cattolica,
cioè varie situazioni di questo genere. Questa associazione ha un po' delle diversità, nel senso che si ripropone alla luce, tenete presente che è stato un caso il fatto che, che Dio ce ne liberi di tutto quello che abbiamo vissuto dalla fine di febbraio in poi e che stiamo ancora vivendo a livello mondiale, anche se noi ci stiamo mantenendo, tra virgolette, sperando che non ricapiti più. Però è una situazione che nasce prima del lockdown, quindi prima della problematica che abbiamo vissuto. E l'intento, siccome le associazioni hanno dal punto di vista costituzionale un ruolo fondamentale, hanno un ruolo importante a livello istituzionale nel nostro ordinamento giuridico e costituzionale, allora noi abbiamo immaginato, abbiamo proiettato che attraverso un'associazione e per essere di supporto agli enti, in collaborazione, in condivisione e in sintonia con gli enti, fare dei progetti che riguardano il mondo dello sviluppo rurale, ma non soltanto dal punto di vista agricolo, perché la ruralità, come ben potete immaginare, abbraccia una serie di azioni e di sviluppi. Concetta, che è una, veramente la devo ringraziare, l'avvocato Di Stefano, perché è un treno, è veramente una figura fondamentale, e non ha giustamente elencato tutte le azioni e le potenzialità che nello statuto e nell'atto costitutivo, questo è che è arrivato pure il nostro manuale, si propone. Quindi, per entrare nello specifico, noi abbiamo due aspetti che vogliamo perseguire. Uno è quello, può sembrare un po' generico, ma non lo è, perché è un mondo che ci appartiene tutti, ma è un mondo che soprattutto nel mondo rurale, nel mondo agricolo, c'è ancora tanto da fare. Parliamo dell'ambiente. Quindi faremo delle azioni verso questo obiettivo, quindi attraverso una serie di iniziative e di progettualità. L'altro è quello di creare e di avere una serie di progettualità attraverso meccanismi che ci danno queste possibilità e queste opportunità degli sviluppi a livello territoriale. In che senso? Oggi più che mai, tutti sentiamo, verifichiamo, abbiamo constatato anche ultimamente ciò che è accaduto a livello europeo, e anche precedentemente molti, ma tanti soldi tornavano indietro per mancanza di progettualità. Lo stesso Manuele mi diceva che nella fase di bilancio, di approvazione a livello regionale, me lo diceva quando abbiamo iniziato questo percorso, mancano proposte. E quindi noi ci ripromettiamo attraverso questa associazione di supportare e di essere di sollecitazione attraverso delle progettualità che riguardano il mondo rurale, e ce ne sono diverse, qualcuna la accennerò, ma poi è anche frutto delle vostre idee, delle vostre intuizioni. Per esempio ci sta già parlando che è un vulcano da questo punto di vista, no? Quindi, ma tanti, ecco perché è un'associazione che si ripropone la promozione socio-economica del territorio, non è l'associazione di carattere sociale, è di carattere invece socio-economico, cioè di sviluppo del territorio. Abbiamo diversi abbiamo diverse idee, diverse intuizioni da poter sviluppare. Chiaramente ci dobbiamo confrontare con gli enti, perché abbiamo detto che tutto questo va fatto in sintonia, in comunione, in condivisione con gli enti, perché questa non è un'associazione di carattere riservato ai soci, assolutamente. Questo deve essere un discorso di supporto
e quindi di ulteriore opportunità verso il territorio. Quindi, ad esempio, si facevano alcune considerazioni per quanto riguarda una delle idee, l'orto sociale, ad esempio, quindi creare una sorta di vedere come poi organizzarlo insieme, sempre attraverso la condivisione e la comunione con gli enti. Poi parliamo di Green Village, cioè creare un villaggio verde dove, ecco, territoriale sempre, e quindi non soltanto, dove appunto si vanno a sviluppare delle azioni di carattere sia gli imprenditori agricoli sia i contadini in generale, eccetera, che quindi fatto, poi lo spiegheremo con più dettagliatamente, adesso non mi addentro perché altrimenti diventerebbe molto molto lungo. Il discorso dell'acqua, la captazione, voi tutti sapete, conosco di quei, cioè tanti sanno che abbiamo delle sorgenti occulte nel nostro territorio, ma ce ne sono veramente tante, quindi fare progetti in tal senso per cercare di captare queste sorgenti. Chiaramente con un'azione, poi oltre a questo altri momenti, eventi, partecipazione alle fiere, fare cultura, informazione, quindi promuovere il mondo della ruralità. Un'altra, quella che ha vissuto e conosce un po' di storia, parlo delle zone della realtà ladina, quindi mi riferisco al Trentino, i famosi masi, no? E quindi noi vogliamo recuperare anche le masserie attraverso appunto dei progetti che abbiano dei finanziamenti europei. E questo è il momento, manco a farlo apposta, che ci cala ancora di più, e quindi ci dobbiamo credere, ci dobbiamo lavorare. Sembra utopia, sembra un po' qualcosa di, invece no, tante realtà l'hanno fatto e ci sono. Adesso noi lo dicevo proprio al concerto giorni fa, ci iscriveremo a quello che è l'Associazione Nazionale della Ruralità, perché esiste, e quindi ci confronteremo, e ci sono tante realtà, tanti territori che hanno, attraverso questo modo di operare in sintonia e in comunione, come dicevo e ripeto per l'ennesima volta, con le amministrazioni comunali, non solo, anche quelle regionali e oltre, di andare a creare una sorta di azione, di movimentazione rispetto a questo mondo, che è un mondo che ci appartiene a tutti, che ci affascina a tutti. Diceva Luigi poco fa, guardando il logo, dice dobbiamo e torneremo tutto lì. Il logo rappresenta un qualcosa di molto significativo. I colori, come vedete, sono quelli dell'Abruzzo, il verde e l'azzurro. Poi c'è, ecco, la nostra chiesa, la nostra masseria, e sapete benissimo, Cuba Giulia, tanti altri ricordano perfettamente che al rintocco della campana a un tenore ci si fermava e si ringraziava. Ecco, questi due contadini, moglie e marito, che si fermano al rintocco della campana e ringraziano il buon Dio per tutto quello che la terra offre. Questo è il nostro logo, che rappresenta appunto anche questo aspetto qui. Poi questo darà ulteriore azione di sviluppo per quanto riguarda l'occupazione, perché dovremmo creare ulteriori situazioni anche in quel senso, perché anche lì c'è anche da chiaro che abbiamo tutte le, questo riconosciuto, il concetto me lo affermava mezz'oretta fa, siamo riconosciuti, quindi adesso dobbiamo fare ulteriori passi dal punto di vista amministrativo per diciamo, avere ulteriormente più opportunità e più possibilità. È chiaro che è una onlus, quindi non ci sono scopi di lucro, cioè questo è tutto promozionale, è tutto in funzione di un'azione che va verso lo sviluppo di ogni genere, come dicevo poco fa. Quindi io vi invito a tutti, invito tutti a far sì che abbiate, perché è una cosa importante, è una cosa veramente importante, questo darà un'azione di volano, metteremo anche, io normalmente uso un termine, un po' di pepe, no? Un po' di pepe, perché noi dobbiamo dare
a chi amministra le opportunità di idea, ma di supporto attraverso delle progettualità, attraverso appunto, quindi chi ha a cuore e sente, perché operare, sapete benissimo, io ormai diciamo di queste cose siamo più che navigati, pensare solo al porticello, anche se io lo faccio, però non credo che sia esaustivo, non credo che sia come cittadino, come persona, come uomo di questo mondo, o come persona e donna di questo mondo, vivere solo esclusivamente pensando al proprio orticello, io credo che sia molto riduttivo, sia una cosa veramente puerile, perché non ha senso. Invece per pensare e dare il proprio tempo e dare delle proprie idee e dare anche a volte dei propri soldi per far sì che ci sia qualcosa che nel territorio, nel nostro piccolo centro, ovunque sia, ci stia meglio, e io credo che sia cosa che ognuno di noi dovrebbe cercare di essere e di portare poi nell'azione della propria vita. Quindi vi invito a tutti, ma soprattutto agli amministratori, a ognuno di voi, a farsi partecipe in questo senso, o attraverso delle idee, o attraverso la propria, ognuno può e deve, quello che si sente, quello che è in grado di portare o di poter essere. Quindi non ci sono limiti, non ci sono, ogni piccola cosa è sicuramente ben accetta sotto ogni aspetto. Perché? Perché lo si fa per un bene comune, quindi questo è l'obiettivo. Certo, molte volte le pippe mentali, dici, ma che te le fa fare, no? Come al solito, emerge questa mentalità, questa cultura proprio silente, con questa cultura disfattista, tra virgolette, no? Non è così. Si hanno delle concezioni, delle maturazioni, delle sensibilità e delle motivazioni che vengono da altre. Io a 14 anni, quando iniziavo a fare i discorsi con Maggiore, cioè gli azioni, dicevo, chissà dove, e stiamo a 68, stiamo ancora a fare le stesse considerazioni. Quindi non è cambiato nulla per quanto riguarda tante, cioè niente, sì, perché? Perché crediamo, allora abbiamo avuto questa intuizione, abbiamo degli amici, delle persone straordinarie, Domenico, Rosanna, che è entusiasta, quando mi ha mandato il messaggio, ci voglio stare anch'io, mi ha entusiasmato Rosanna, D'Annunzio. Quindi, cioè, ecco, queste sensibilità, e vedrete che avremo delle soddisfazioni, anche sul piano personale, perché io loro ho spiegato come poi funzionerà dal punto di vista personale, perché l'associazione è un mezzo, non lo dimentichiamo, non è il fine è l'imprenditoria, la crescita, è l'azione di sviluppo dell'imprenditore e dell'azione rurale, questo è l'obiettivo fondamentale. Noi siamo, perché giustamente dal punto di vista giuridico deve essere conosciuto, quindi l'associazione è un mezzo, quindi ecco, utilizziamola, approfittiamo tra virgolette. Non dobbiamo farci pippe regole e quant'altro, qui c'è una trasparenza totale, ci abbiamo il tesoriere, facciamo i conticini anche se ci siamo autotassati per iniziare. Adesso man mano andremo a sviluppare, come dicevo, i progetti, e quindi su questo che noi dobbiamo puntare in maniera molto alta, non ci dobbiamo limitare a 10, a 20, a 50 mila euro, no, noi dobbiamo andare a volare in alto, perché questo territorio dobbiamo cambiare attraverso questa situazione, insieme a loro, unitamente, perché loro fanno un servizio politico importante come tutti quelli che fanno la vita pubblica, e a noi dobbiamo essere questi, di supporto, di aiuto per questo territorio, perché a loro gli diamo la possibilità attraverso appunto quello che dicevo. Quindi in maniera molto così serena, molto tranquilla, facciamo sì che, ecco, ci possano essere contributi dal punto di vista delle idee, chi vuole entrare può subito, da subito, noi a breve predisporremo un modulo di adesione come socio ordinario, che avrà gli stessi diritti dei soci fondanti, tutti, quindi non ci sono problemi, lo statuto parla chiaro, quindi
L'avvocato di Stefano l'ha studiato nel mio dettaglio, nel mio particolare, quindi per essere riconosciuto sapete benissimo che giuridicamente bisogna essere nella dimensione giusta. È faticoso, perché giustamente è così. Ma ragazzi, ma dove sta qualcosa che per ottenere non ci vuole? E poi la mia concezione è che quando c'è lavoro, quando c'è sacrificio, quando è frutto della tua azione, tutto è più meraviglioso, tutto è più gustoso. Il mio caro papà mi diceva, quando mettevo l'anzalato che ci affunnava l'osso di ricordo, dice, ma non è lo stesso, papà, ma Maria Maccattà è buono, no, non è lo stesso, ho capito, piano piano, ho capito quelle parole. Ha un sapore diverso, quello che è frutto del tuo lavoro, quello che è frutto della tua azione, quello che è frutto di quello che tu attivi, è un sapore completamente diverso. Quello che invece arriva per altre vie, e nessuno ti scopre, nessuno conoscerà mai, nessuno... ma perché non è frutto del tuo lavoro, non ha lo stesso gusto, lo stesso piacere. Questo è il senso vero della nostra esistenza, se lo vogliamo capire. Se poi non vuole capire, a me ognuno è libero di pensare e di fare ciò che vuole. La mia concezione è questa, io l'ho sempre perseverata in questo modo e continuerò a viverla anche attraverso la comunicazione e l'informazione verso la mia famiglia, i miei figli e quant'altro. Questo è il senso. Quindi è aperto, fatene tesoro, facciamo tesoro come comunità, soprattutto l'amministrazione comunale deve incidere su questi discorsi, perché molti progetti vanno presentati insieme per avere più potere, per avere più potenzialità, e qui certamente progetti che abbiano, ci affideremo a strutture qualificate, e ce ne sono, okay? Strutture che io già conosco e so come dover muoversi, strutture qualificate, e quindi con cognizione, perché non è vero, Manuele sta qui che fa politica a un certo livello, sa benissimo che l'aspetto clientelare e di raccomandazione non esiste, non esiste, il politico ci dirà sì sì non preoccuparci, cioè, non si può fare niente. Quindi liberiamoci da questi aspetti, devi essere cognitivo, devi essere nella condizione capace di sapere presentare le situazioni in maniera che possa essere poi giustamente finanziato o passare come progetto. Quindi questo, siccome abbiamo le condizioni ben precise di poter essere questo, io l'invito che vi faccio è di essere compartecipi e di sostenere, di stare vicino a queste azioni che andremo nel tempo, man mano, adesso tra settembre e ottobre, già ho parlato anche con il buon Mauro, assessore all'agricoltura, faremo qualche altro evento in materia e se presenteremo i progetti in una certa maniera, man mano faremo un'azione che è chiaro che come direttivo, ragazzi, lo sai, cioè, dobbiamo lavorare. Cioè, l'ho detto poco fa, senza lavoro non si ottiene niente. Avremo anche delle delusioni, avremo anche delle, diciamo, delle amarezze, anche tra di noi a volte, no? Anche tra gli stessi soci, cioè come succede in tutte le famiglie, in tutte le comunità a livello amministrativo, tutte, cioè, non bisogna staccarsi. Poco fa con Torino Prosi parlavamo di un amico che si è dimesso, è sbagliato, bisogna stare sul pezzo, bisogna lottare, bisogna cercare di far passare e affermare le proprie idee. Questa è la verità, questa è l'azione che questa realtà diversa, ripeto, che non è quell'associazione che normalmente si conosce, ma è qualcosa che mira a ben altri aspetti di carattere molto 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 importanti, come tutti gli altri, per l'amor del cielo, ma questo darà una spinta non indifferente. Quindi grazie e ripeto, siamo a vostra completa disposizione, aperti a tutti. Grazie. Francesco ha lasciato un po' di curiosità, quindi noi siamo pronti anche a spiegare l'oggetto che vuole perseguire questa associazione. Un'associazione che vuole lavorare per il territorio, sul territorio, e che oggi vuole presentarsi ai cittadini. E qui in rappresentanza dei cittadini cupellesi abbiamo il sindaco di Cupello, Graziana Di Florio, che ringraziamo. Grazie. E tramite lei ringraziamo l'amministrazione comunale per l'ospitalità. E passo la parola al nostro sindaco. Grazie, buonasera a tutti, agli intervenuti, ma grazie e buonasera a voi di questa associazione.
Io sono qui e il mio intervento sarà breve, sarà soltanto di ringraziamento a voi che portate avanti questo progetto ambizioso, sì, però come dici tu, Giuseppe, è un progetto che bisogna, in cui bisogna crederci, in cui bisogna crederci, dove anche noi, io stessa, ma tutta l'amministrazione comunale, da che ne abbiamo sentito parlare, l'abbiamo sposata in pieno. Hai detto bene, oggi festeggiamo, questa presentazione è anche un festeggiamento. Festeggiamento per noi amministratori, perché ogni associazione nuova che nasce nel territorio applica quel principio di sussidiarietà che è garantita dall'articolo 118 della nostra Costituzione, di sussidiarietà orizzontale, e che dà all'amministrazione un senso di modernità. Nonostante la Costituzione ormai ha superato i 70 anni, questo è un articolo che non è stato quasi mai preso in considerazione, perché un'amministrazione, un sindaco, un qualsiasi ente, per quanto efficace possa essere, senza un'associazione non è a metà, non arriva mai ad essere quella che dovrebbe essere per il cittadino. Ed un'associazione che nasce liberamente, che senza scopi di lucro si mette a disposizione, al servizio di una comunità, è il valore aggiunto della città stessa. E anche la finalità di questa associazione di cui abbiamo parlato mi ha fatto ricordare ieri quello che spiegavo ad un cittadino, ad un signore che non conosceva Cupello, mi chiedeva di Cupello, un signore che qui non c'è mai stato. E sapendo che ero il sindaco, mi ha detto: ma Cupello quanti abitanti fa? Beh, 4.800, ho raccontato un po' la storia di Cupello, e poi mi sono ritrovata a dire: però Cupello è nata, è cresciuta, si è sviluppata grazie al lavoro e alla forza dei nostri papà e dei nostri nonni, perché è fondata la nostra cittadina, è arrivata dove è arrivata grazie all'agricoltura. E da qui dobbiamo ricominciare, perché ci sono le nuove generazioni, ma anche la mia, che purtroppo un po' non l'hanno conosciuta, non la conoscono bene, e questo valore ai nostri figli glielo dobbiamo ridare. Quindi grazie, grazie Giuseppe, grazie a voi tutti dell'associazione per questo invito, perché davvero fa onore ad un sindaco, insomma, sapere che nella propria comunità c'è una nuova associazione che sta per nascere. Grazie. Ringraziamo il nostro sindaco. È vero, è un valore l'associazione, è quello che può fare l'associazione per il territorio. Sembra un argomento scontato, la ruralità, il mondo contadino, poi alla fine possiamo anche, come dire, meravigliarci e scoprire che non lo conosciamo. Perché è vero, io sposo appieno quello che ha detto il sindaco, nel senso che la nostra comunità è una comunità che ha conosciuto i campi, che poi festeggia annualmente anche un suo prodotto tipico e che è andato oltre i confini di Cupello, perché quando vado in giro anche per la mia professione, quando dico sono di Cupello, ah benissimo, lì c'è la sagra del carciofo, e vedo che praticamente sono innamorati di questa sagra. E quindi questa associazione vuole essere anche un'associazione che vuole collaborare e cooperare anche con le altre associazioni, perché poi alla fine lavoriamo per un territorio, lavoriamo per i nostri come dire, valori, e anche, come diceva il nostro presidente qui, anche per promuovere e per creare lavoro, perché poi, come abbiamo intitolato il nostro intervento, la terra è madre e l'uomo è figlio, e quindi il figlio deve rispettare la madre, e secondo me anche questo Covid ci ha insegnato molto. Questa pandemia paradossalmente ci ha fatto tornare un pochettino indietro, e chi ha avuto quell'orticello se l'è andato a coltivare nuovamente. E noi dobbiamo ringraziare anche di essere nati qui, e quindi questa pandemia alla fine ci ha fatto riscoprire anche il nostro, come dire, quotidiano, il nostro rapporto con la natura e con il territorio. E ora passo la parola al Presidente del Consiglio Comunale, Filippo D'Angelo, che anche lui con, diciamo, il mondo contadino ha i suoi rapporti.
Prego. Abbastanza addentrato, grazie della parola. Saluto tutti, benvenuti, un ringraziamento al direttivo e al presidente dell'associazione La Ruralità, che secondo me, qui non vedo, mi piace il termine nome ruralità, perché secondo me abbraccia le varie sfaccettature del mondo agricolo, ruralità, proprio mi sembra una cosa, un termine completo. Anche della persona. E perciò sì, proprio le varie sfaccettature delle persone, il terreno, c'è cioè tutto del mondo agricolo. Agricoltura, settore primario, fin da quando eravamo bambini, andavamo a scuola, elementari e medie, vi ricordate, c'era l'agricoltura, era il settore primario. E poi c'è il settore secondario che è l'industria, di costruzioni, poi c'è il settore terziario che abbracciava tutto il resto. Perché settore primario? Sia per il numero degli addetti che una volta vi lavorava, sia per quello che produce il settore agricolo, che è di vitale importanza, e sia perché il reddito che ne proveniva all'epoca, allora, era abbastanza incidente, pesava parecchio sulla bilancia economica dell'Italia e della nazione. Poi questo è andato man mano scemando a causa sia della forte pressione dei prezzi dei prodotti agricoli, che ha creato un disinteresse per l'attività agricola, per la coltivazione della terra e del terreno. Pertanto sono da premiare queste iniziative di questo genere. Certo non basta, comunque servono nel piccolo sensibilizzare ed unire persone ed istituzioni verso un obiettivo comune, quello di dare la giusta importanza ad un settore, non dico bistrattato, ma semi abbandonato dalla maggior parte delle istituzioni, quello dell'agricoltura. Quindi benvengono organismi ed associazioni di questo tipo, che hanno come scopo quello di valorizzare, pare che vediamo dallo statuto, ho letto uno sguardo allo statuto e mi è piaciuto, e promuovere il mondo rurale e contadino in generale. Io sono favorevolissimo al sorgere di tale attività, in quanto da bambino ho assistito alla nascita da parte di mio padre e di altri contadini, e dico contadini non professionisti, alla nascita della cooperativa ortofrutticola San Rocco, che è qui il presidente, che seppur è costata tanto in termini di lavoro, di tempo, ha dato tanto in termini economici a questo nostro paese e continua a dare anche se in misura minore, e questo è dovuto sia, come dicevo prima, alla diminuzione in termini numerici degli agricoltori che alla riduzione dei prezzi dei prodotti agricoli. Quindi, caro Peppino, caro direttivo, cara associazione La Ruralità, faccio i miei più sentiti auguri e porto, in qualità di Presidente del Consiglio, il mio e il nostro, dell'amministrazione, pieno sostegno all'associazione La Ruralità. Grazie. Abbiamo fatto un salto indietro con una lezione settore primario, secondario e terziario. E certo, l'associazione ringraziamo anche per gli auguri, perché ci fanno piacere. Fa piacere anche riscontrare, diciamo, l'entusiasmo dell'amministrazione comunale, che anche in un incontro, diciamo, meno formale abbiamo illustrato un pochettino più nel dettaglio l'oggetto che vuole perseguire questa associazione, che poi abbiamo racchiuso proprio nella denominazione La Ruralità. La nostra è un'associazione non riconosciuta che, dopo aver, come dire, fatto i percorsi classici della registrazione, ora abbiamo fatto un invio alla regione e quant'altro, ha chiesto quasi da subito e contestualmente ha chiesto l'incontro con questa amministrazione comunale per iscriversi nell'elenco delle associazioni. E a questo punto passo la parola al nostro assessore Giuliano Chioni. Buonasera a tutti. Intanto do un benvenuto a Peppino Di Francesco, al presidente dell'associazione La Ruralità, a tutto il direttivo, a tutti i soci, ai presidenti delle associazioni di Pupello e ai numerosi ospiti intervenuti.
piacere essere qui per, vedendo la nascita di un'associazione. Ultimamente mettiamo i fiocchi per le nascite, però questa sera io metterei un bel fiocco verde e celeste per la nascita della ruralità. Scusatemi, un giorno mi arriva via mail, a sorpresa perché chiaramente non ero informata, un atto costitutivo ed uno statuto in cui veniva richiesto l'inserimento nell'albo comunale delle associazioni e dell'associazione La Ruralità. È stato un piacere immenso, Peppino, te lo devo dire, perché non c'è niente di più bello del desiderio di lavorare e di rimboccarsi le maniche. Io ho paura della stasi, del non far nulla, quello è l'unico elemento che mi spaventa. Quindi sono stata da subito felicissima in un incontro interlocutorio con il sindaco e con il resto dell'amministrazione. Abbiamo incontrato il direttivo della ruralità e abbiamo cominciato già a spulciare dall'atto costitutivo, dallo statuto, obiettivi e finalità dell'associazione. Ruralità fa anche rima con socialità, quindi non solo quindi settore primario ma anche terziario, diciamo così. Perché ripensando anche alla storia delle nostre famiglie, come diceva giustamente il sindaco poco fa, noi non abbiamo vissuto direttamente l'attività agricola a tutto tondo, però proveniamo da famiglie che hanno una storia familiare legata alla terra e all'agricoltura. Quindi ognuno di noi porta dentro di sé dei semi che comunque provengono dal passato. E scegliere dove coltivare, dove allevare, eccetera, significa scegliere un rapporto con il territorio, scegliere dove far sedimentare delle competenze, delle conoscenze, scegliere il proprio stile di vita, ma anche come scandire il proprio tempo e anche il passare lento delle stagioni, tornando al tema dell'agricoltura. Il rapporto con la terra significa rapporto con il territorio, rapporto con gli altri. Mi ricollego anche al logo, a me piace moltissimo perché la 21esima ora rappresenta il momento del ristoro ma anche dell'orazione, quando si lasciava, si metteva da parte, si accantonava la fatica e ci si dedicava a un momento di pura e semplice convivialità dopo un'intera giornata di lavoro nei campi. Quindi ruralità è anche socialità, è anche rapporto con gli altri. La ruralità quindi va ad intersecarsi con altre realtà associative di Cupello. Diceva giustamente poco fa il sindaco, Cupello è ricca di attività associative, lo diceva anche il Presidente del Consiglio, ne abbiamo ben 24. Questa è la 25esima associazione. È un onore ed un orgoglio, perché soltanto la forza della complementarietà può arricchirci al 100%. Ben vengano tentativi di contaminazione pura tra le associazioni, perché immagino che la ruralità, al di là dei propri obiettivi associativi e statutari, ha sicuramente un impegno oneroso. Questo è un invito soprattutto che ti faccio, Peppino, ma come faccio del resto a tutta l'associazione, quella di dialogare con le altre associazioni, quella di creare un'osmosi, quella di creare veramente una commistione virtuosa anche con le altre realtà associative di Cupello, perché soltanto così ci si completa, si cresce e si va avanti. Oggi completavo una conversazione sull'incontro, sull'evento di stasera con un amico e dicevamo: siamo ciò che seminiamo, nel senso bello, perché se siamo ciò che seminiamo, ben vengano i desideri, come dicevo poco fa, di rimboccarsi le maniche e di mettersi a servizio della comunità. C'è sempre il rischio di essere giudicati quando ci si mette a disposizione, però ben venga l'entusiasmo, la voglia di fare e la voglia di mettersi a servizio di una comunità intera insieme a tutti gli altri. Auguri alla ruralità, al direttivo e a quanti da questo momento decideranno di farne parte. Buonasera. Grazie, buonasera, professore. Proseguiamo con i nostri interventi e ora lasciamo la parola al nostro consigliere regionale, Marco Vecchio. Prego. Grazie per l'invito, grazie all'associazione, al presidente sempre vulcanico Peppino, ormai da tanti anni pensa, lavora, propone, organizza per questa realtà, per questa comunità. E credo che insomma ci sia poco da aggiungere alle riflessioni che sono state fatte di carattere sociologico, di carattere economico, rispetto alla nascita di questa che rappresenta, se ho capito bene, la 25esima associazione. Posso rivendicare qualche merito da ex sindaco di Cupello, ne erano
poco meno la metà, mi rivolgo all'assessorato sociale all'epoca come proprio graziana, quindi significa che la vivacità di questa comunità negli anni ha saputo produrre tanto a livello associativo. Nell'ottica, mi piace che il sindaco l'abbia voluto sottolineare, di una ricerca continua da parte di chi ha guidato e continua a guidare in continuità questa comunità, questa cittadina, di dare piena attuazione ad un valore, non è solo un metodo di governo, ma è un valore, quello della sussidiarietà, perché un'amministrazione, una classe dirigente, la politica che non capisce che oggi da sola non è in grado di rispondere alle esigenze dei propri cittadini se non attraverso il contributo operoso, fattivo, ingegnoso delle famiglie e delle associazioni è fuori dal proprio tempo. E questa cosa probabilmente l'abbiamo capita ancora meglio proprio in questi mesi difficili dai quali stiamo piano piano uscendo. Cioè abbiamo capito che bisogna fare comunità e che l'amministrazione, il governo di una comunità deve dare semplicemente ossigeno, spazio di impegno alle associazioni, alle famiglie. Quindi partendo da questo presupposto è chiaro che benvenuta a questa associazione che però a me non sfugge, non è una delle tante associazioni o un'associazione che tende ad occupare degli spazi di impegno che magari già riconosciamo. Colgo nel logo, nello slogan che è molto bello, la terra è madre, terra non è territorio, e quindi partire dalla valorizzazione della terra per promuovere il proprio territorio è una sfida ambiziosa e veramente molto bella e devo dire rappresenta il carattere di originalità di quello che voi avete in mente e avete immaginato di realizzare nei prossimi anni su questa comunità, ma credo che l'invito che posso fare da rappresentante della regione è proprio quello di aprire, di allargare i confini di impegno nel territorio, perché se c'è un'altra cosa che ci ha insegnato anche questa pandemia è stata proprio quella di capire fino in fondo che non si può fare a meno della valorizzazione della propria ruralità, intesa in un termine che ovviamente, come dire, tende a comprendere tutta un'altra serie di aspetti che investono il nostro quotidiano e il nostro territorio, e cioè l'ambiente, e cioè la gestione corretta del ciclo dei rifiuti, insomma tutto quello che ruota intorno a questo tema. Che non sia un'associazione come le altre, lo colgo anche da l'obiettivo che si pone questa associazione, che non è solo di impegno e di contributo ad animare una comunità piuttosto che un territorio, ma è quello che diceva nel suo incipit il presidente dell'associazione Peppino, è quello di essere laboratorio vero di idee, laboratorio di progetti, perché è verissimo quello che dici tu e questa è l'esperienza. La mia pratica politica mi ha portato in questo anno e poco più di esperienza in regione, ma devo dire che posso rappresentare anche rispetto alla più ampia esperienza politica che mi appartiene ormai da qualche lustro, è proprio la mancanza di idee, veramente la carenza di idee. Se questa regione lo scorso anno ha dovuto accelerare negli ultimi mesi per mettere in campo tutta una serie di strumenti, di bandi, perché c'è il rischio concreto che tanti soldi venissero retrocessi alla comunità europea, e non solo per magari, come dire, la pigrizia della politica o la lentezza della burocrazia o di un dirigente piuttosto dell'altro, non era solo quello, è perché non si è mai, o meglio, si è lavorato poco sulla ricerca continua delle idee, dell'innovazione,
di progetti che possano avere i piedi per camminare. Lo dicevo, non perché voglio adesso aprire una finestra sul mondo della politica, ma lo diceva veramente un esponente importante del partito al quale io ho aderito. Dice, vabbè, si può andare a chiedere tutti i soldi che vogliamo all'Europa, ma se non si dà idea di cosa farne, resta tutto inutile. Ed è la verità. E davvero oggi, tra l'altro all'indomani di, al netto voglio dire, delle considerazioni di carattere politico, di un accordo che ci verrà comunque destinatari di risorse importanti da parte dell'Europa, accordo chiuso definito dal governo nazionale, e anche lì voglio dire, mi sembra di capire che l'indirizzo sia proprio quello di lavorare su progetti che, ho trovato questo termine, di transizione verde da parte del nostro paese, e quindi ci sarà spazio, questo è quello che voglio dire, ci sarà spazio per questa associazione, ci sarà spazio per chi vuole lavorare, ma soprattutto per chi con impegno, con studio, perché poi senza lo studio non si va da nessuna parte, perché se poi si vogliono fare dei copia e incolla per presentare dei progetti che hanno solo e l'unico obiettivo quello di cogliere qualche decina di migliaia di euro e poi lasciare al proprio destino questa bella missione di valorizzazione e formazione del territorio, questo ovviamente non ha senso. Quello che posso dire è dirvi grazie per questo impegno che volete offrire, grazie per le idee, per il contributo, grazie per quello che potete offrire anche alla classe dirigente di questo territorio e più in generale della regione, che è pronta ad ascoltarvi, che è felice di ascoltarvi per poter esserci di aiuto nella realizzazione degli obiettivi che comunque sono obiettivi comuni. Buon lavoro. E noi ringraziamo Manuele Martorecchio per aver definito questa associazione non scontata e originale, e devo dire che ha riassunto benissimo l'oggetto che vuole perseguire questa associazione. Perché la ruralità, il mondo rurale sembra scontato, sembra qualcosa di vecchio, in realtà può offrire tanto anche per il futuro. E ora passiamo la parola, solo per ordine come di scaletta, al dottor Ricci. Per ultimo, ma non ultimo. Ma non per nulla. Allora, da un ex sindaco, un altro ex sindaco. Beh, lui ha fatto carriera e mi sono fermato, sono stato meno bravo. Prego, dottore. Grazie. Dottor Ricci. Buonasera. Signor consigliere, lei ha colto bene, quando ha detto, non vorrei nulla togliere, nemmeno le conosco le associazioni, adesso arrivare per ultimo l'assemblista e dire noi siamo, il progetto nostro è un progetto ambizioso, presuntuoso direi quasi, perché diciamo così, intende coniugare la cultura con l'ambiente, intende dare la salute, non intesa come assenza di malattie, ma intesa come totale benessere psicofisico, come viene inteso in maniera moderna. Ma la persona sana non è una non malata, è la persona che nell'ambiente si trova a suo agio e che può quindi vivere la sua vita nel pieno delle sue possibilità. La terra è madre, e certo è madre e sorella, basta ricordare il cantico delle creature, sora l'acqua, quindi basta guardare quello. Noi abbiamo avuto, volendo o non volendo, due fonti ispirative, forse inconsciamente, una di carattere tecnico, diciamo, chiamiamola terrena, che è quella dell'agenda 2030 fatta nel 2015 tra l'altro dall'ONU, in cui sono stati 193 paesi, hanno sottoscritto un 17 punti, un programma di un'ambizione inaudita, in cui si parla di acqua, in cui si parla di salute, in cui si parla con obiettivi straordinari, e quindi hanno ideato delle linee e sul territorio hanno detto che non va più martoriato, non va più saccheggiato, ma va rispettato, perché madre terra, terra siamo e terra diventiamo. Un'altra fonte ispirativa è stata questa qui, che non è una fonte che viene da un, come devo dire, mi permetto di leggere perché non è farina del mio sacco, e non è un notav,
no nulla, no tutto. Questa sorella o questa madre protesta per il male che le provochiamo a causa dell'uso irresponsabile e dell'abuso dei beni che Dio ha posto in lei. Siamo cresciuti pensando che eravamo suoi proprietari e dominatori, autorizzati a saccheggiarla. La violenza che c'è nel cuore umano, ferito dal peccato, si manifesta anche nei sintomi di malattia che avvertiamo nel suolo, nell'acqua, nell'aria, negli esseri, inquinamento, nelle reazioni, chi ne ha più ne metta. Per questo, fra i poveri più abbandonati e maltrattati, c'è la nostra oppressa e devastata terra, che geme e soffre come le donne del parto. Le donne che ne sanno qualcosa possono dirci cos'è questo dolore. Dimentichiamo di essere noi stessi. Quindi noi ci siamo ispirati volentieri a due fattori. Un'agenda, diciamo, tecnica che ha detto: guardate, il mondo dobbiamo mandarlo verso quella direzione. Sapete chi l'ha scritto quella cosa? L'ha scritto il Papa, nell'enciclica, questa è l'enciclica papale, in cui dice quello che diciamo: guardate, fermatevi, rispettate chi vi ha rispettato, rispettate l'ambiente in cui vivete, perché se l'ambiente vi si rivolta contro, o attraverso un virus, o attraverso un'alluvione, o attraverso una diga che crolla, o attraverso una funivia, una valanga di vicende che vi arriva dentro casa, che è successo malauguratamente qui in Abruzzo. Quindi l'ambiente va rispettato. Dunque la terra è bella, è buona, che ci accoglie fra le sue braccia, quindi non va maltrattata, non va saccheggiata. Quindi l'obiettivo nostro è questo, di volere, e noi abbiamo avuto questi due fondi speciali. Come si fa? Attraverso i biodistretti, attraverso non cambiare il territorio, rifondare la bellezza, si dice adesso, rifondare la bellezza, cioè rifondare la bellezza, cioè capire che avete sbagliato, riprendersi, e quindi il territorio, coniugare territorio, salute, ambiente, quindi i nostri borghi, i nostri paesi, noi diciamo, chiesto come Cooper, come la Abruzzo, i muri che sono uguali, noi siamo un po' più piccoletti, più poveri, siamo i cuginetti poveri di quest'area qua, e praticamente, come la Abruzzo, c'è la montagna, c'è il mare, stanno... no, ci sono paesi di vetta, paesi di mare, paesi di valle e paesi di strada. Cioè, questa è la nostra realtà, detta in maniera più enfatica, più romantica. Non so, la montagna, ci sono paesi che sono i scogozzoli, paesi che stanno lungo le strade di percorrenza, paesi che stanno nelle vallate e paesi che stanno sul mare, e paesi che si attraversano perché sono attraversati dalla strada. Questi borghi vanno valorizzati, il borgo, il cibo, l'aria e l'ambiente, vanno fatti un unico valore, ma da apprezzare, da rispettare. E poi noi parlavamo un giorno del museo dell'arte contadina, che è una bellissima cosa, io l'avevo avviato anche come sindaco, sono fermato a 5-6 oggetti che mi hanno portato, poi alla fine non, purtroppo anche il progetto è andato come è andato. Ma si deve parlare di momenti, di museo, di territorio museale, cioè come fanno la fila per andare a vedere i musei vaticani che stanno sotto il sole, così devono fare la fila per visitare un territorio, dove trovano? Il vino buono, l'olio buono, l'acqua buona, il cibo buono, l'ambiente buono, la pulizia, l'igiene, il virus ci ha insegnato qualcosa, vabbè, e tu vai, se tu vai in un locale e ti trovi, per esempio, come ti mangiate la sera? C'è un problema alla casa, però era street, che di seggio vecchio, venne quello venuto il padrone con un coso poco, con un grembiule un pochino, dice però a mangiare, dai una bella, dice il cameriere, il livrea, quella, il bicchiere per quello, manco le hanno scelto anche il bicchiere che si dice, le forchette per quello, quella. Dice a mangiare, chi risolve il creme? Allora ci vogliono due cose, ci vuole la qualità, il cibo, e ci vuole cibo buono, genuino. E l'educazione è l'ambiente in cui lo mangi. Anche l'ambiente ha una sua importanza, l'ambiente esterno ed interno, di dove vai a stare. Quindi voi dovete vedere, per esempio, cosa riuscite a fare. Voi andate su internet e cercate Noi Tech Bolzano, basta cliccare, vedete cosa hanno fatto in una ex fabbrica di alluminio, chi ha le idee di cui parlava prima, di cui tornerò fra poco, le idee di cui parlava prima il consigliere, giustamente. Cioè le idee, che idee hanno avuto là? Cibo, tecnologia, ma di cosa hanno combinato? E dall'altro non è che non si sono fermati, ci siamo arrivati, no, hanno un progetto in itinere, un progetto in stato di avanzamento continuo, ma non l'avanzamento che facciamo nei comuni che passano 25 anni per finire una scuola, no, là avanzano veramente, andate a vedere cosa hanno combinato. Noi Biotech a Bolzano,
perché là ci sta un'altra cultura, noi dobbiamo imparare da chi è meglio di noi. Perché la Danimarca, fa un po', se non l'ha già fatto, non accetterà cibi non biologici. Cioè, se uno da qua gli sta mandando un milione di euro di qualcosa che produce pure, che so io, che produce da qua, gli sta mandando in Danimarca, la Danimarca non gliela prende più, se non gli certifica che è trattata biologicamente, non l'accetta, non la mette sul mercato della sua, perché la gente sta buona, si dà le puzze, si dà le cose buone, non si può malare mentre mai, chiaro? Quindi noi dobbiamo quindi valorizzare i borghi, questi borghi di vetta, questi borghi di mare, questi borghi di terra, che sono loro, devono essere museo ambientale. Io vado al museo ambientale di, come vado a vedere una cattedrale, io vado al museo perché deve essere tutto coordinato e deve essere anche vicino a ciò che la natura, che il Padre Eterno ce l'ha il pullo papo. Finito, dighe con cemento, via dicendo, state attenti, perché immondizie, ad Amsterdam ci scivano sulle immondizie, a Roma stanno che abbiano smagno mangiano immondizie, ma ti pare una cosa normale questa? Copiati ad Amsterdam fanno sciare sulle immondizie, tanti immondizie vanno pure a sciare sopra, e ogni sera si sfottano pure, che una pubblicità ha preso questo impianto, lo fa vedere tutte le sere, per pubblicità non mi ricordo che cosa, come se volesse pigliarci in giro gli italiani, ci vedi. Poi la crede in mezzo alla strada dell'immondizia, quindi l'ambiente come rispetto globale. Quindi il mio invito è questo qua, a lavorare alacremente per intercettare i fondi regionali, che abbiamo anche consigliere che all'antica la Manucci se la può sempre dare, diciamo, sempre nella serietà, non la Manucci nel far finta che si fanno le cozze come a Termoli, spegni i soldi e non mette le cozze, perché questo è un po' di una gravità estrema, prendere i soldi pubblici, che noi tasse che paghiamo non si sa quanto, e poi altra gente se deve beccare, non facendo finta di fare qualcosa, è una cosa di una gravità estrema. Quindi il nostro consigliere deve aiutarci per progetti seri. Quando si parla di miliardi o milioni che vengono dall'Europa, che vanno indietro, ecco, io posso dare a mio nipote, a mio figlio, 20 euro e può fare due cose, o li mette da parte, si compra una chitarra per imparare a suonare, si compra un computer per imparare un computer, lo sono cattare le bombette dal tabaccaio, i soldi per le bombette, ci stanno più, cioè, i soldi per le bombette sono finiti, i fondi perduti, fondo perduto, che vuol dire? Che se è perduto, che non si vede più, non è fondo perduto che l'anno non le restituisci più. I fondi dell'intelligenza, cioè non è la quantità di soldi che si chiede, ma mo c'è una cosa, 5.000 euro, poi ci sarà un milione di euro, e così ci può darsi che ce lo finanza. No, una cosa di 20 milioni di euro, ma deve essere di qualità, non è la quantità di ciò che si, la quantità di soldi che si chiedono, ma è la qualità del progetto, perché chi li esamina va a vedere, ma qui che dove vogliono arrivare, cosa vogliono fare, se sono in sintonia col green, dell'Europa, questi, e quindi ci messo la testa in quello che hai fatto, ci messo l'intelligenza, i soldi arrivano, anche perché c'è dei soldi, perché non avendo la possibilità, o fanno qualche cosina che mezzo e mezzo, e qualche cosa, passa lo stesso, che danno ci stanno, passa lo stesso, ma se arrivano progetti con la P maiuscola, cioè che hanno in sintonia con l'ONU, con l'agenda 2030 dell'ONU, con quello che ha detto l'Upato, non è che l'ha detto Antonio Di Giulio, un povero medico del mondo ci fuori, con quello che dice l'Europa, il green, l'ha detto la Presidente, il green non vuol dire verde, vuol dire tutto, vuol dire quello che dice tutto, ambiente, cultura, mangiare sano, vivere sano, perché l'uomo è ciò che mangia. Quindi io vi saluto e mi auguro che sotto questa spinta, questa è la stella polare che ci deve guidare, ci ha ispirato un Papa, ci ha ispirato pure San Francesco, Madre Terra, via dicendo, Sora Acqua, Fratello Sole, Sorella Luna, non è una canzone, è un'affermazione, cioè, di riconoscere anche nell'essere non vivente, ma comunque che ha una vitalità sua, anche se materiale, che ha una sua vitalità, una fratellanza di appartenenza ad un ambiente, cioè creare un legame anche con le, chiamiamole cose, il sole può essere una cosa. Quindi l'astro che noi abbiamo, gli stiamo impedendo di fare il suo lavoro, creando il buco nell'ozono, chiudiamo col buco nell'ozono, perché usando i clorofluorocarburi abbiamo creato una situazione in cui sono andati dove c'era l'ozono, lo hanno trasformato e noi due fanno dei fenomeni, e quindi il sole non gli permettiamo di fare nemmeno il suo lavoro come lo stava, per conto suo stava lavorando bene, noi siamo andati a stuzzicarlo con la nostra chimica, con il nostro dileggio dell'ambiente, e abbiamo
fatto sì che il sole non potesse fare sole. Adesso piano piano ci siamo ripetuti, abbiamo tolto quel tipo di sostanze in commercio e pare che la situazione sta migliorando. Ma questa è una piccola goccia, ma bisogna lavorare per tornare a un ambiente che sia sano in senso lato. Grazie. Ringraziamo il dottor Ricciuti che ha completato, diciamo, e ha chiuso il cerchio mettendo anche un po' di cuore, ricordando anche che questa associazione ha tanto su cui lavorare, c'è del materiale, la volontà c'è, l'entusiasmo c'è e oggi voleva essere un incontro di presentazione, la ruralità si voleva tornare a dire presentare e con questo voleva invitare chi ha il piacere di iscriversi, l'associazione ormai nell'elenco anche del comune e a questo punto io passerei di nuovo la parola al presidente, ma prima per i saluti e vorrei anche se qualcuno vuole intervenire anche degli altri presidenti dell'associazione per un saluto e visto che ora lo chiamiamo in ballo, l'hai citato e l'hai menzionato, c'è Giulio Pasquale che è il presidente della cooperativa, se vuole alzarsi e avvicinarsi al tavolo per un saluto lo invitiamo volentieri. Prego. A sorpresa, Prego, c'è là. Buonasera a tutti. È con enorme piacere che partecipo a questa presentazione di questa importante associazione. E quell'associazione che mancava alla nostra cittadini. Io la vedrei come il soggetto politico della ruralità, cioè quella forza motrice che può determinare lo sviluppo dei nostri campi, della nostra agricoltura e questo può veramente determinare successi che nel passato non ci sono stati. Quindi io sono grato al Presidente e al Direttivo dell'Associazione che avete avuto questo coraggio e questa lungimiranza nel leggere il futuro agricolo e rurale della nostra comunità. Faccio i miei auguri, se volete già aderisco questa sera pubblicamente alla vostra associazione, darò il mio modestissimo contributo. Tanti auguri. Se la ruralità accoglie il nuovo socio. Allora, aspetta, passo la parola così puoi invitare. Sì, grazie. Guarda, veramente ecco, come ha fatto come Giulio, un contributo anche di qualsiasi genere, non creiamoci problemi, veramente ecco. Gian Franco, non so, per esempio, c'è il vice sindaco di Slancena che invito perché è territoriale, ha detto bene, ma bene, noi dobbiamo avere la cognizione della territorialità, questo non è un discorso prettamente paesano, quindi dobbiamo, come d'altro la nazione ci sta gente di Monte Dorisio, c'è gente di San Salvo, ci sono degli amici già, Ottonino è andato via, ma di amici di Vasto, ma anche parlavo con il sindaco di Rocca Spinalvecchia, ad esempio, che tempo fa mi manifestò, appunto, poi tempo probabilmente ha destabilizzato un po' anche il fatto che gente che pure il mio caro Sabatino, non so, cioè, è partito, tornare indietro insieme a Raffaello, per dire, no, quindi il tempo un po' a corso. Quindi è territoriale, quindi Angelo, se vuoi portare il tuo saluto, ci fa molto piacere. Ripeto, crediamoci, diamoci la fare se abbiamo anche con Maggiore centrale, come anche Emanuele, quindi hanno capito perfettamente. Prego, Angelo. Grazie. Grazie. Allora, buonasera a tutti, da premettere che un intervento davvero molto improvvisato. Innanzitutto mi complimento con l'associazione, soprattutto per la forza
di volontà, perché diciamo che ad oggi comunque diciamo, mettere in campo un progetto con idee concrete che diano la possibilità ad un territorio di crescere, di migliorare e quindi di investire in quelle che alla fine sono le basi di un territorio, quindi ripartire dalla terra, proprio dal territorio e dalle sue radici, credo sia soprattutto un obiettivo ambizioso per Cupello, ma dicevamo anche per l'intero comprensorio, e questa deve essere soprattutto, diciamo così, un'iniziativa per spronare anche appunto tutto il comprensorio del Vastese, non solo ovviamente, come dicevi benissimo tu. E quindi io mi auguro soprattutto che ci sia interesse da parte di ognuno di noi, da parte appunto di chi crede nel rilancio di un paese, nel rilancio di un territorio, a credere in questa iniziativa, che sicuramente è notevole e soprattutto un bene prezioso da vantare per, insomma, per tutto il comprensorio. E quindi io non posso far altro che complimentarmi di nuovo con l'associazione, con il Comune di Cupello per questa bellissima iniziativa, e mi auguro che ci siano persone, insomma, che aderiscano e che approvino, insomma, in maniera positiva, insomma, questa bellissima iniziativa. Quindi grazie per questo intervento e vi auguro un buon lavoro. Sì, ecco, volevo fare ulteriori ringraziamenti che a volte c'è Peppino Silvestri come presidente della Virtus, vuole portare con altri presidenti. Giuliano. Sì, ci sono, cioè Luigi San Martino. C'è Luigi San Martino. Quelle mascherine sono un problema. Infatti non riusciamo a identificare le persone. Ha detto bene l'assessore Chiodi. Le associazioni io ho sempre, d'altronde non è. Né un dire, cioè, le associazioni devono avere non delle azioni prettamente individuali, individuali, più meglio, più bello, più bravo, questo non esiste. Questo concetto non porta nessuno, come non esiste nella realtà della stessa associazione, tra i membri, tra i componenti, eccetera, non esiste soprattutto tra la realtà sociale. Quindi dobbiamo invece avere la capacità della cultura di raccordarci, di sintonizzare e di essere protagonisti su ogni azione che un'altra associazione sviluppa. Cioè non è che dici, ma che me ne frega, mi alza e fallisce, sono più contento, che esiste anche questo, purtroppo, nella mentalità povera, no? della cultura dell'essere umano. Quindi, ecco, la partecipazione del senso, e poi è chiaro che possiamo confrontarci, cioè questo è tutto un discorso che si svilupperà, che stava facendo, però abbiamo la sensibilità e l'attenzione di essere qui. Io volevo fare dei ringraziamenti, per esempio ricordo il discorso del logo, eccetera, è tutto quello, no, al di là che è il mio genere, però io lo definisco un artista, perché creare una situazione di questo genere, anche se l'idea gliel'abbiamo data, no? Io l'idea gliel'ho mangiata, gliel'ho data, però lui poi ci ha lavorato, e devo dire che vengono fuori, ma non è veramente è qualcosa di significativo questo lavoro, cioè esprime una serie di, come diceva giustamente Giuliano, cioè le cose non nascono a caso, noi abbiamo le idee molto chiare di come sviluppare. Volevo ringraziare Claudio Armato, che non c'è in questo momento, di gente che sta lavorando e opera per l'associazione, quindi veramente meritevole. Il dottor Giudi è entusiasta, questo ha fatto il sindaco per tanti anni, è una figura che è medicina del lavoro, cioè è una figura significativa, ci sono altre figure, Eugenio stasera non c'è, però ci sono tante altre figure che appunto hanno delle dimensioni, delle specificità per poter appunto, come diceva il presidente della cooperativa, poter ulteriormente sviluppare, quindi è fondamentale. Ringrazio Antonio Calabrese che è venuto a fare la sua diretta in maniera molto così gratuita, cioè, è un servizio per vendere la nostra comunità, il nostro territorio, ma noi credo che dobbiamo ecco, rendere come tutti voi e ognuno di voi per quello che si svilupperà. Quindi io dico subito, io non sono abituato, mi piace parlare, mi piace argomentare, ma mi piace poi anche amaguagliare, perché poi le chiacchiere. Allora, dico subito, siamo qui presenti, c'è il sindaco, c'è il consiglio regionale, gli assessori, c'è il Doreste, gli altri amministratori,
Quindi prossimamente subito un incontro su tre aspetti che dobbiamo mettere in cantiere. Quindi il discorso che dobbiamo subito vedere come azionare, uno è cominciare a pensarci anche un po' tutti di come essere protagonisti e di aiuto a questo. Quindi vogliamo creare un museo dell'arte contadina, vedremo dove farlo e come farlo, che è un percorso significativo che noi dobbiamo rendere alle generazioni future e quindi per scolaresti una serie di azioni dal punto di vista culturale. Due, il discorso dell'orto sociale. Tre, il discorso del green village. Questi sono tre argomenti che possiamo subito far partire. Poi per quanto riguarda l'azione sulle masserie o sulla captazione delle acque, andremo a verificare con altri, però prima dobbiamo definire con l'amministrazione quale tipo di sviluppo, come fa, cioè, ma fa il museo, allora ma fa la prima cosa, dobbiamo verificare se fare un locale pubblico, trovare una realtà pubblica oppure fare un discorso privato, cioè su tutti, perché poi quello è un lavoro molto particolare, dove si va a sviluppare una serie e anche lì quindi creare il progetto, eccetera, cioè lo stesso dicasi per l'orto sociale, lo stesso dicasi per il Green Village, eventualmente, e portare le idee di come lo vogliamo fare, perché? Che noi abbiamo delle idee, ma poi se l'amministrazione ha altro tipo di programmazione o altre situazioni, la cooperativa, cioè voglio dire ognuno, no? E poi andiamo a ottimizzare, l'importante che lo vogliamo, che lo facciamo, dobbiamo creare, perché se rimaniamo poi in limbo, nelle belle chiacchiere che ci facciamo, è stato piacevole sentirsi bla 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 bla, tutto quello che è, però poi ecco ma va, quindi io vi invito quindi ufficialmente a creare subito un incontro in cui andiamo a definire questi tre aspetti, che non sono da poco, cioè ci vuole tanto tempo per realizzarli, però ecco, cominciamoci a lavorare, perché chiaramente noi siamo partiti verso ottobre, per farlo mesi e mesi che la gente deve entrare, la situazione, la serie di scartoffie, come è che il concetto è stupido. Poi il 14 febbraio finalmente, boom, arriva il macello e quindi siamo rimasti fermi per 4-5 mesi. Abbiamo aspettato, nel frattempo abbiamo lavorato perché non siamo stati a guardare, abbiamo lavorato, cioè, adesso dobbiamo recuperare. I tempi sono maturi, i tempi sono molto opportuni. È chiaro che uno potrebbe dire meno male che non vada, no, assolutamente. Sono opportuni perché è arrivato per questo, no, tra virgolette. Quindi questa realtà deve essere quello che dicevano il volano. Dobbiamo essere noi quell'azione come affermavamo noi. Quindi forza ragazzi, crediamoci, diamoci da fare, coinvolgete, comunicate, informate, dobbiamo innovare, noi dobbiamo cambiare, noi dobbiamo avere la presunzione, diceva il dottore, sì. Dobbiamo avere la professione di cambiare. E solo grazie alle idee, all'azione, al lavoro, al sacrificio e a credere, questo sarà possibile. Quindi crediamoci, diamoci da fare, perché sarà veramente eccezionale quello che vivremo nei prossimi 10 anni e che lasceremo alle nostre nuove generazioni. Questo è il messaggio, questo dobbiamo fare, lo dobbiamo rendere concreto, seriamente, con tutto quello che noi abbiamo il dovere di rendere alle nuove generazioni, quindi dobbiamo farla diventare questo territorio un'oasi di tante situazioni, tra cui quelle a cui faceva riferimento il Presidente, il discorso ambientale, perché noi venivamo tutti, quando bevevamo la luce in vetta, arrivava la scopa, poi la cannucci della vena, vediamo a bere all'Uvallone, perché non lo possiamo fare più? Per dire. Queste sono qualcosa di, cioè, tutti viviamo e allora noi dobbiamo recuperare questa cosa. Quindi io vi dico, se veramente c'è qualcuno a dare un saluto, un modello, quello che volete, perché cioè, tutti, da ne parlo, Sandro, Sante, l'altro ulteriore ex amministratore, cioè, quindi questo è il quadro, va bene, io comunque vi ringrazio. A volte forse si esagera anche un po' nel ripeterci, però io sono così, Oreste a volte mi diceva, io sono abituato nello spogliatoio, ho 20 persone, devo far capire a tutti la stessa cosa, ci sta chi lo intuisce in 30 secondi e chi ce lo 30 minuti,
Io devo pensare a quello che ci ho 30 minuti, quello 30 secondi va bene lo stesso. Questo è il concetto. Va bene. Allora, abbiamo finito il nostro incontro di presentazione. Ringrazio di nuovo il sindaco, l'amministrazione comunale per l'ospitalità. Ringrazio tutti i nostri ospiti per il contributo che hanno portato a questo incontro di presentazione. Ringrazio tutti anche per la pazienza, purtroppo il tempo non ci ha consentito di fare questo incontro di presentazione fuori, dove avevamo già allestito tutto quanto. E ci lasciamo con questi nuovi propositi e con questi progetti. E sintetizzando quello che abbiamo detto, nessuno va da nessuna parte da solo. E l'unione fa la forza, quindi questa nuova associazione è nell'elenco, non vuole essere né l'ultima né la prima, ma vuole lavorare assieme alle altre associazioni, a questo ente comunale, anche altri enti, vuole uscire fuori da questo territorio e lavorare su questo territorio. Vi ringrazio ancora per la pazienza e di essere intervenuti e ringrazio ancora tutti quanti. Buona serata a tutti. Grazie.